presidente Mergiotti, posso fare la battuta, sì. Anche lei ha preso acqua come l'ho presa io, sì, ma non abbiamo bisogno dell'asciugacapelli per tornare a casa. Assolutamente no, è un momento di grande festa, un risultato importantissimo, vincere un campionato dopo una retrocessione come quella dell'anno scorso è una cosa da poche società. Abbiamo dimostrato di essere una società fortissima, di aver allestito una grande squadra, di avere uno staff molto preparato, un allenatore bravissimo, e quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto e di come sono andate le cose. È migliorabile questa squadra, presidente, perché ovviamente si cambia categoria, l'80-90% di questa rosa ha dimostrato di potersela giocare anche il prossimo anno in Serie D, però per esperienza e forse, anzi senza il forse, lei è più esperto di me, qualche pezzo manca per non fare un campionato così blando, ma per dare fastidio a tutti. Sì, sicuramente, adesso oggi dobbiamo pensare a festeggiare, a divertirci, perché come dicevo prima è un risultato davvero importante, deve essere un segno per tutta la città di Chieti, un segno anche di speranza dopo un momento di grande difficoltà anche sotto il livello sportivo, quindi oggi è il momento della festa, in questi giorni sarà il momento la festa, poi penseremo al futuro. Programma festeggiamenti? Sì, adesso ci aspettano allo stadio Angelini di Chieti, ci saranno i tifosi, le autorità, e quindi condivideremo con loro questo momento molto molto bello. Grazie.